a tutti e benvenuti a New York, al Palais Center for Media di Manhattan, per questa serata davvero molto attesa, una serata che celebra questa cerimonia di premiazione dell'undicesima edizione dell'Italia Movie Award. Vai così! Al mio fianco, lo vedete? Colui che questo festival lo ha sognato, lo ha costruito e l'ha portato tappa dopo tappa, anno dopo anno, fin qui. Il direttore artistico, presidente dell'Italia Movie Award, Carlo Fumo. Buonasera, buonasera. Carlo, buonasera, emozionato? Un po', questa sera veramente tanto, perché per un altro anno siamo tornati qui a New York e questo risultato testimonia che l'anno scorso vi siamo piaciuti, ma quest'anno vi siamo piaciuti probabilmente ancora di più. Quindi grazie per essere venuti anche qui, anche questa sera a New York. Questo festival, avete visto già dal video, è stato protagonista con degli ospiti di assoluto rilievo del cinema italiano. Chi non era ancora di rilievo poi lo è diventato qualche anno dopo, a testimoniare la lungimiranza della giuria che ha premiato degli attori sicuramente di indubbio valore. E un altro valore aggiunto di questo festival è che ogni anno viene associato a una tematica importante, una tematica sociale, e proprio questo ha fatto anche in modo che Carlo Fumo fosse ospite proprio alle Nazioni Unite per tenere un discorso proprio su delle tematiche che ha molto a cuore lui, e vedi, ma che anche il festival. I nostri ospiti ridono perché un po' hanno saputo qualcosa. Perché ridono secondo te? Io già lo so. Qui voglio salutare una persona, perché qua devo ringraziare tante persone stasera, e una di queste è Jordi Torrent, che è l'ex direttore del Festival Plural Plus di United Nations Alliance of Civilization, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, e quindi ringrazio Plural Plus per questa partnership. E poi soprattutto finalmente stasera posso parlare in italiano, quindi problemi non ne ho. Ma diciamo che hai puntato sulla simpatia più che sulla pronuncia, ecco. La pronuncia, poi immaginatevi una delle grandi sale delle Nazioni Unite e tutti quanti i rappresentanti di tutte le nazioni del mondo, sai, tutti con l'auricolare. Mi sono sentito un po' in imbarazzo, però è andata bene, è andata abbastanza. Meno male, anche stasera andrà benissimo. Il tema di questa edizione, questa undicesima edizione, è un tema molto sentito in tutto il mondo, perché è legato a una figura di indubbio valore, il 500° anniversario della scomparsa di Leonardo da Vinci, quindi un simbolo dell'Italia all'estero veramente straordinario, strepitoso, con un sottotitolo importante: conoscenza e innovazione. Sì, Leonardo da Vinci è importante, come dicevi, in tutto il mondo, ma soprattutto qui a New York, perché in questa sala ci sono tantissimi italiani, tante persone che sono emigrate dall'Italia e che ognuno di voi immagino ha realizzato un qualcosa di importante lontano dal paese di origine, ovvero la nostra cara Italia. E anch'io sono qua con questo festival col tentativo invece di promuovere il cinema italiano, a voi che un po' l'avete perso, perché si sa che quando uno va all'estero perde un po' il legame sia con il cinema ma anche con la cultura in generale italiana, anche se poi siamo i migliori ambasciatori dell'Italia, noi che viviamo qui all'estero, voi che vivete qui all'estero. E quindi Leonardo da Vinci è sì un personaggio storico, uno dei più grandi personaggi della storia dell'umanità, ma anche un personaggio che ci rappresenta noi tutti italiani, rappresenta anche il premio dell'Italia Movie Award che abbiamo scelto un bel po' di anni fa, e quest'anno per il 500° abbiamo deciso di sì ricordare Leonardo da Vinci, ma scegliere un sottotema importante, che è la conoscenza e l'innovazione. Conoscenza e innovazione nel DNA del Made in Italy, secondo me. Noi italiani, noi tutti, italiani di un tempo, italiani di oggi e italiani futuri, dentro il loro DNA hanno due cose importanti: la conoscenza, ma hanno saputo innovare il mondo, e questa è la cosa più bella dell'Italia, del Made in Italy, e qui a New York sono contento di poter portare questo tema. A questo punto io chiamerei sul palco un'altra figura molto legata al festival, una figura di indubbio valore qui in America e che è associata al festival perché ha un ruolo importantissimo, insomma è il presidente onorario. Quindi io chiamerei il professor Antonio Giordano. Professor Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Health and Research Organization di Filadelfia. Benvenuto presidente. Grazie. Bentornato presidente. Allora Antonio, raccontaci un po' questa esperienza con l'Italia Movie Award. Io non voglio annoiare nessuno con i ringraziamenti, ma siamo cresciuti insieme, anche se
io sono molto più vecchio di te, però ti devo ringraziare per tutto quello che hai fatto per Italia Movie Award e per quello che stai facendo ovviamente per l'Italia qui negli Stati Uniti. E se ci vuoi raccontare un po' questa esperienza col festival e questa esperienza tua in questi tanti anni di America. Nasce da una, veramente dalla grande sensibilità di questo giovane che nonostante avesse questa passione, questo desiderio e questo sogno di creare questo, di questo festival e attrarre le migliori personalità nel campo della, dell'entertainment, quindi del cinema, ha avuto sempre questa grande sensibilità per il sociale e, ed in particolare è stato sempre molto sensibile su quello che era la sofferenza di chi fosse colpito da malattie importanti. Il nostro rapporto nasce proprio dal lavoro scientifico che noi abbiamo fatto sulla Terra dei Fuochi, in cui gli insulti atmosferici dovuti alla, alla negatività dell'uomo hanno, hanno impattato in maniera negativa, facendola diventare una delle zone più pericolose, alcune delle zone più pericolose per lo sviluppo di patologie. E proprio lì nacque a Pompei questo film festival dedicato all'ambiente, ma in realtà il grande talento di Carlo l'ha portato questo secondo anno a avere questo successo e credetemi, lui farà ancora meglio basandosi sempre sulla qualità del, della sua, del suo sogno. Bene. Vogliamo ringraziare anche un'altra persona stasera che ci ha aiutato tanto qui a New York, è Michele Iuliano, che è uno dei tanti ristoratori che ci sono. Michele, vieni qua. Grande Michele. Sono onorato di essere qui e di poter far parte a questo evento e di poter, e sono grato e onorato ancora di più di poter aiutare a questo evento della ricerca contro il cancro. Grazie al professore qui presente. Bene. Grazie. Quindi un grande grazie a Michele e un grande grazie al professor Giordano. Un applauso. Grazie. Io credo, Carlo, che sia il momento di entrare nel vivo. E abbiamo veramente tanti premi da dare questa sera. Comincerei subito dal premio Best Producer. Sì, diamo il Best Producer a una persona molto importante. Voglio brevemente raccontarvi un po' la sua carriera. Da Sacco e Vanzetti, passando per Gangs of New York, The Passion di Mel Gibson, fino ad arrivare a 007 Spectre, Avengers, Mission Impossible 3 e La migliore offerta. Chiamo qui sul palco il produttore Enzo Sisti. Ti aspettava di essere non il mi primo. Aspettavo di essere il primo. Vabbè, abbiamo cominciato con un pezzo forte. No, dai. Che pezzo forte, dai. Com'è stato convincere tutte le major americane a venire a girare in Italia? Non è difficile in realtà perché siamo il paese più bello del mondo, ma quale difficoltà hai incontrato tu nel Beh, collaborare con loro? Ormai io ho cominciato con loro dal 79, e però ormai vengono da soli. Con la, noi abbiamo avuto un grande aiuto con il tax credit nel 2009, applicato nel 2009 col primo film che ho fatto con Clooney in Abruzzo. E poi la bellezza dell'Italia, le location, cosa sta bene, si mangia bene. Cioè, oltre a noi che siamo che abbiamo una cultura, una tradizione, io ho avuto la fortuna di lavorare anche con la produttrice, l'organizzatrice di Roma Città Aperta e ricordo che quello che mi raccontava quando lavoravamo insieme, l'aiutavo e ancora mi vengono i brividi, perciò è tutto la nostra bravura. Noi siamo bravi, noi siamo intelligenti, cioè troviamo la vita nostra è fatta di risolvere le situazioni. Qua in America le situazioni le risolvono, sono risolte, già non devi prendere il telefono, arriva. Noi abbiamo sempre opzione 1, 2, 3, 4, 5, 6, troviamo sempre la formula per arrivare alle cose migliori. E poi l'onestà, la capacità di essere leali e di far sì che tutto quello che si promette succede. Se uno dice succede questo e succede e ritornano. Questo è secondo me.
Si chiama professionalità. Grazie, vi ringrazio per il momento televisivo. Allora vi chiedo ancora un altro grande applauso, best producer a Enzo Sisti. Grazie. Devo fare foto, io non so abituare a vedere il premio. Aspetta, avanti. Non sono abituato a ritirare i premi, vuol dire che comincio a diventare vecchio, eh? Vabbè, dai, non lo diciamo a nessuno. Senti, io volevo approfittare della tua presenza qui, perché abbiamo un premio da dare subito. Volevamo approfittare della tua presenza per questa nomination. Volentieri, volentieri. Ti chiediamo di andare al podio e annunciare il premio come Best Short Movie dell'Italia Movie Award 2019. Anna di Federica Dignoti, I'm Barren di Lilian Sassanelli, Frontiera di Alessandro Di Gregorio, Roba da Grandi di Rolando Ravello e Goodbye Marilyn di Maria Di Razza, che tra l'altro ha già vinto il premio speciale Intel per il miglior cortometraggio di animazione. E allora, a chi va questo premio? E allora, vince il premio Italia Movie Best Short 2019 Anna Di Federica Dignoti. Complimenti davvero. Ringraziamo l'Italia Movie Award, Carlo Fumo, il direttore artistico, che appunto ci ha dato questa occasione di mostrare il nostro lavoro anche all'estero. E soprattutto ringrazio i miei attori, quindi Valentino Lodini e Pietro, il direttore della fotografia Daniele Cipri. grazie per questo riconoscimento, grazie mille. Bene, siamo pronti per annunciare adesso il premio al miglior documentario. Anche in questo caso abbiamo 5 documentari in gara. Arrivederci Saigon di Wilma Labate, Selfie di Agostino Ferrente, Io Leonardo di Jesus Lambert, Diabolic Sono Io di Giancarlo Soldi e infine Daphne di Federico Bondi. Carlo, sei tu che hai la responsabilità di leggere nella busta chi c'è. Vince il premio Italia Movie Award Best Documentary 2019 Io Leonardo di Jesus Lambert. Questo docufilm Io Leonardo, prodotto da Sky Arte, da Lucky Red, distribuito da Vision Distribution. Quindi salutiamo Jesus Lambert, che non è potuto essere qui perché sta lavorando al suo nuovo film, e facciamo un altro grande applauso a Io Leonardo. Momento molto particolare, perché è il momento di un giovane attore che tutti conosciamo da quando era piccolo, ma proprio piccolo. È stato protagonista di uno dei film più amati, uno dei film che insomma è impossibile non aver visto e non conoscere. Vi assicuro che nel tempo è cambiato un pochino, però per rinfrescarvi la memoria vi facciamo vedere questo video, guardate un po'. Bei diesem Pfiff alles raus auf den Hof, aber schnell. Non chiedete i lecca lecca, perché non ve li danno, ce li mangiamo tutti noi. Antreten zwei Eier. Io ieri ne ho mangiati 20. Schweint. Mal di pancia. Jeden Morgen. Però erano buoni. Is Appell. Lascia fare. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimension des Lagers leicht begreifen. Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se no mi fanno tana. Thank you.
Giorgio Cantarini. Giorgio Cantarini, eccolo qui, il bambino del film Oscar, premio Oscar, La vita è bella, ma anche del Gladiatore. Benvenuto, prego, accomodati al centro. Al centro, eccomi. No, scusate un po', ti mettiamo in mezzo. Ovviamente, insomma, la domanda è d'obbligo, è passato tantissimo tempo. Come ti sei trovato a fare questo film? Come... Ma guarda, è stato veramente per caso, perché c'era un articolo di giornale, era a Terni, perché gran parte del film è stato girato a Terni, in Umbria, e quindi cercavano un bambino che avesse tra i 5 e gli 8 anni, e c'era la descrizione del bambino, insomma, come lo volevano più o meno, e mia zia, che vive a Terni, lesse l'articolo e disse: ma questo è Giorgio. Ma allora disse: ma porta, cioè, allora siamo andati, sai, così, per fare una cosa un pomeriggio. Noi ci abbiamo provato e alla fine è andata bene. Ora sei qua in America, vero? Per insomma. Sì, sono qua, mi sono trasferito qua da 2 mesi, ieri, 2 mesi precisi. Ah, ecco, insomma, ti auguro veramente in bocca al lupo e che possano arrivare tante cose belle. Grazie. Magari ci vediamo l'anno prossimo e ce le racconterai. Giorgio, tu sei qui. Sei qui sul palco con un premio. Come mai? Come mai? Come mai sei qui sul palco con un premio? Perché questo è mio, me lo porto a casa. No, no, è perché devo consegnare un premio adesso. Molto, no? Importante, ma prima dobbiamo annunciare le nomination per il premio Italian Movie Award Best TV Series. E ti chiedo di vado alla mia podio. Postazione. Abbiamo 5 nomination. L'amica geniale di Saverio Costanzo. Suburra, seconda stagione di Andrea Molaioli e Piero Messina. Gomorra, quarta stagione di Francesca Comencini e Claudio Cupellini. The New Pope di Paolo Sorrentino. E Made in Italy di Luca Lucini e Ago Panini. E il premio per miglior serie TV va a My Brilliant Friend, l'amica geniale. L'amica geniale! L'amica geniale di Saverio Costanzo. Noi abbiamo voluto proprio che fossi tu a dare questo premio per un motivo molto importante, perché abbiamo voluto creare un po' questo passaggio di consegne questa sera. Tu hai iniziato giovanissimo, anche lei ha iniziato giovanissima, è stata già qui in America a presentare proprio My Brilliant Friends, HBO, che qui è molto nota come serie, non solo in Italia. Vogliamo chiamare qui sul palco per ritirare il premio di My Brilliant Friends, l'amica geniale, Ludovica Nasti. Buonasera a tutti. Eccola qua, allora contenta immagino, no? Sì, contentissima, sono felicissima di essere qui a New York, per me è un onore, infatti grazie Carlo, veramente. Grazie a te. Come dicevo prima, non è la prima volta che vieni qua, perché sei venuto a presentarla la serie, ma ti volevo chiedere com'è tornare dopo così tanti premi, così tanto successo. Ti aspettavi questo successo anche qua a New York e negli Stati Uniti? Ma tantissime belle emozioni, belle esperienze, e no, assolutamente non mi aspettavo tutto questo successo. Senti, ma questo sogno si è realizzato, ecco, che cosa vuol dire secondo te realizzare un proprio sogno? Beh, man mano si sta realizzando, pian piano, ce ne vuole ancora di tempo, però è il primo step, diciamo. Da un po' sono entrata in un posto al sole, nella grande famiglia, e poi ho girato un film che si chiama Rosa Pietre Stella, regia di Marcello Sannino, che dovrebbe andare a momenti nelle sale e anche a qualche festival, quindi speriamo bene. E poi a momenti inizio dicembre girerò Il mio nome è Anna, il diario di Anna Frank. Ah, sei proprio ma a confronto, diciamo che a confronto noi siamo proprio gli scansafatiche, non facciamo niente dalla mattina alla sera. Carlo, mette proprio gli sfaccendati. Io so bene, l'hai detto tante volte, che tu ti ispiri a una grande icona del cinema italiano che sta proprio qui in America, partenopea come noi, Sofia Loren. Sì. Ma ti rivedi qui negli Stati Uniti tra qualche anno? Devo dirti la verità, io non guardo mai il futuro, guardo sempre il presente. E più che altro, Sofia... No, scusa, prendete nota, che sta parlando Ludovica Nasti. Più che altro...
In qualcosa forse spero di rivedermi più in là, però per il momento a me piace perché penso che sia una delle tante attrici del cinema, sia italiano che all'estero. E noi ti auguriamo il meglio in Italia, ma anche qui negli Stati Uniti. Un grazie. Grande applauso a Ludovica Nasti e un grande applauso, un grande augurio anche a Giorgio Cantarini che consegna il premio. Un'ultima cosa, grazie veramente per questo premio, spero di prendere anche la strada che hai preso tu e che stai continuando a prendere, e più che altro sono felicissima perché sono comunque immersa anche in un posto dove ci sono anche personaggi famosi che hanno portato il cinema italiano nel mondo e spero di farlo anche io, e questo premio lo dedico a chi ha creduto in me e chi sta credendo. Ludovica, piano, perché sennò l'anno prossimo vieni tu qua a presentare e noi rimaniamo là. Ancora un applauso a Ludovica Nasti e a Giorgio Cantarini. Grazie. Io mi sento un po' in imbarazzo, ma sono anche un po' spaventato perché io non faccio il conduttore, però vado avanti di passione ormai da 11 anni. Stiamo per chiamare una persona che ha appena finito di presentare Sanremo qualche mese fa, quindi non so quante ce ne starà dicendo dall'altra parte, però scherzi a parte, è Comedy Awards. Però per me è un premio molto importante perché non è solamente, magari qualcuno può pensare alla commedia e ha meno valore di un premio come dire miglior film o miglior attore. Per me invece è un premio che ho voluto creare apposta perché la comicità italiana nel mondo è una testimonianza del Made in Italy, testimonianza della cultura italiana, della capacità di far ridere ma anche la capacità di far piangere, quello che era la grande commedia. E questa persona che sto per chiamare ha lavorato con grandi maestri della commedia italiana come Dino Risi, come Maestro Monicelli, e magari qualcuno se lo ricorda per Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, ma è uno che ha iniziato con un maestro del cinema italiano come Gabriele Salvatores e ha vinto l'Oscar con Salvatores proprio per il Mediterraneo. Io voglio chiamare qui sul palco con un grande orgoglio perché è un artista a 360 gradi e che è uno dei pochi secondo me che è capace di fare commedia, ma fare una commedia intelligente, una commedia che è capace di trasmettere valori, quelli che ci portano poi a fare cinema, a trasmettere emozioni. Non c'è niente di più bello di fare film e far ridere e far piangere nello stesso momento. Io chiamo qui sul palco con grande onore Claudio Bisio per il Comedy Awards 2019. Grazie, 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 grazie. Thank you. Giuro che non me l'ero preparato. No, no, che cosa? No, cioè veramente mi fa piacere. Che devo dire? No, sono contento. Perché poi uno dice, hai citato l'Oscar, a parte che l'Oscar era per un film, Mediterraneo, certo. Io ero infilato dentro, no, facevo parte di quel film. Le commedie, almeno da noi in Italia, non so qui in America, ma non è che siano spesso premiate, devo dire, no? Anche noi non è che siamo spesso premiati. A volte ci sono premi a latere, considerati a volte un po' di serie B, no? E invece, come dicevi tu, lo dico ma non perché io faccio questo mestiere di comico, cioè non solo di attore ma anche di comedian, qui di comedian si dice, no? Ma davvero, cito un maestro mio che è Dario Fo e diceva che era più difficile far ridere che far piangere, e io penso che un po' sia vero. Sì. Quindi, posso dire che me l'hai scritto tu il discorso alle Nazioni Unite? Sì, non so cosa tu abbia detto, quindi non so se mi do la zappa sui piedi. In English tu l'hai detto. È perché tu sei bravo. Sì. Come me. Anyway. C'è anche una persona qui che ha lavorato con te un bel po' di... No, io ho lavorato con lui. Esatto. Plus, la tregua di... Con Rosi. Anyway. Com'è il tuo rapporto con New York? Tu sei stato qui con Neri Parenti qualche anno fa? Ho fatto, sì, giusto, fuga a New York. Adesso tra poco. Natale a New York, un'altra commedia, un film comico, uno dei... E siamo stati 2 mesi qui, ecco, chi si ricorda? Un bellissimo ricordo di New York, New York, è vero, si dice New York, without a word. No. Perché avete delle pronunce strane. Sono stato anche a Toronto, che loro dicono Toronto.
We are in Toronto. Ci ho messo 2 settimane a capire che era Toronto. Toronto, Niagara. Anyway, so. In questo film invece parli di insomma, tematiche legate alla politica, e secondo te i politici sono autoironici? Come l'hanno presa i politici, che comunque si sono sentiti un po' tirati in ballo, un po'? Non so se l'abbiano visto. No, ricordo, cito questo, un ex, non parlo di questo film, parlo di un altro film che abbiamo girato 10 anni fa, che forse qualcuno di voi ha visto, che era Welcome to the South, Benvenuti al Sud. E allora ricordo in una trasmissione televisiva che si chiamava, esiste ancora, mi sembra, Porta a Porta, condotta da Vespa, che fu invitato per presentare quel film Benvenuti al Sud, furono invitati 2 politici, uno del nord e uno del sud. Quello del sud non lo ricordo, non cito, quello del nord si chiamava Matteo Salvini, se ricordo bene, non era ancora presidente, non era ancora niente, ministro, era neanche segretario della Lega. E mi ricordo che obtorto collo, che è una parola intraducibile, come si dice in inglese? Va bene, anyway, obtorto collo. E fu costretto a dire che gli era piaciuto tantissimo quel film, che adorava il sud e cosa. E, ecco, questo lo dico. Quindi i politici sono paraculi, questo si può dire. No, ma quando mai? Ma cosa dici? Di questo non lo so, di questo film in particolare, invece, parlando di Bentornato Presidente, e questo è stato quasi un instant movie, perché di scrittura anche, è stato scritto, quei 2 personaggi che avete visto, sono Calabresi e Poggi, ogni riferimento è casuale, ma insomma sembravano un po' Di Maio, sì, e Salvini. Giusto un po'. E non c'erano ancora state le elezioni, quindi è stato scritto veramente un lavoro di scrittura, intendo in fieri, cioè durante... mentre lo giravamo succedevano delle cose, alcune ce le hanno rubate, per cui abbiamo cioè non ce le hanno rubate loro malgrado, cioè le hanno fatte uguali e le abbiamo tolte perché sembrava che copiassimo troppo la realtà. Altre le abbiamo tenute perché non è che potevamo togliere tutto il film. Sulla alcune cose siamo rimasti chiaroveggenti, un terzo personaggio, quello dice io sono troppo bello, bravo, ricorda qualcosa del PD. C'è una scena del film dove tutti vogliono essere segretari, pur di essere segretari, parlo sempre del PD, si dividono in 10 fazioni, prima ancora che Renzi uscisse. Insomma, abbiamo raccontato qualcosa anche con un po' di fortuna, forse, o anche di sapienza, parlo del Bonifaci, lo sceneggiatore. Girato da 2 giovanissimi, 2 trentenni, questi Stasi Fontana, molto bravi, grazie a loro forse anche che sono qua. A volte sembra semplice proprio avere queste idee, perché poi dall'altro lato bisogna capire la cultura del popolo alle quale le rivolgiamo, e forse in Italia l'unico nostro vero difetto è proprio quello di lamentarci troppo e poi però predicare bene ma razzolare male. Io conosco un poco gli Stati Uniti, come si vive qua, però conosco molto come viviamo noi in Italia, e mi viene da dire, forse una banalità, che dovremmo un po' mescolare, no? Le esperienze, avere forse, no? Quindi anche mentalmente, non solo fisicamente, avere... Detto questo, io per entrare l'altro 2 giorni fa siamo entrati negli Stati Uniti, arrivati dall'Italia appunto, e 2 ore e mezza all'immigrazione abbiamo passato... ci hanno fatto fare le foto, le impronte da soli, e poi ci hanno rifatto le foto, le impronte. Io ho detto, saranno venute male. No, erano venute benissimo, tutte mano destra, mano sinistra. 2 ore e half. Ieri ho passeggiato per la Fifth Avenue, poi c'era la polizia, checkpoint, mi sembrava... L'ultimo checkpoint che avevo visto era a Berlino, quando c'era il muro, era la Trump Tower. Anyway. No, va bene, giustamente. Che non ci chiudono. C'è lo sponsor che chiede. Bene. Rockefeller Center. Voglio chiamare il presidente onorario Antonio Giordano a consegnare il Comedy Awards a Claudio Bisio. Thank you so much.
Ma voglio rimanere qui perché voglio restituire. No, restituire. Sì, adesso lo ricicliamo subito. No, scherzi a parte, ti vogliamo chiedere dai. Il momento solenne, diventiamo seri. Più importante poi a te, da Presidente del Consiglio, chi meglio del Presidente del Consiglio? Anche come presentatore di Sanremo. Può... Vince questo 70esimo Mahmood. Soldi, soldi, ma fai faccio, faccio. Io. E chiediamo a Claudio Bisio di guadagnare il podio per annunciare il premio. Perché, scusate, una pronuncia, una polemica che ho un figlio di 21 years ago, di 21 anni. Ogni tanto non so come si dice in italiano 21 anni. Che, no, una cosa di pronuncia. Io ho studiato francese a scuola perché mio papà, buon'anima, ha detto la lingua del futuro è il francese. Stupido. No, so, clever. La pronuncia, pronunciation, ma perché cazzo lo chiedo agli italiani? Chiedo l'unico americano forse che qua. Perché si rap, il rap, si dice rap. Ma perché si dice trap? La correct pronunciation, che adesso non voglio... Trap. Ma mio figlio dice, no, trap e rap. Trap e rap. Ah, uguale, rap. The same, è arrivato con la A. O dici A o dici E. Se dici allora, o trap and rap o rap and trap. Mio figlio dice no. Mio figlio dice rap, no, cosa dice? E trap. È scemo mio figlio. Quindi the correct pronunciation is rap. Rap. Do you prefer rap or trap? Trap. Lyric, la norma. Anyway. Provo a diventare seri. Diciamo però. Glasses. So. 1, 2, 3, 4. Allora, leggiamo le nomination. Il premio Best Movie 2019 ha 5 nomination. La prima è La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi. Il traditore di Marco Bellocchio. Martin Eden di Pietro Marcello. Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone. 5 è il numero perfetto di Igor Tuberi. I'm opening before close, before it was already open. Sorry, we said I can't open it. I saw in Hollywood, the winner is il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone. Sì! Questo. No, questo è mio. No, questo è tuo. E noi prima di chiamare... Ma la dogana lo passano questo qua, non è che... Abbiamo il trailer. Adesso ci guardiamo il trailer, ma prima volevo... Con tutti in giro. Fare un braccio di ferro. No, abbiamo Claudio Bisio! Abbiamo fatto una cosa alla Benigni. Grande Claudio Bisio. Grazie. In mezzo, Grazie. Allora, scusa. Fatelo anche a me un applauso girato con le telecamere, ragazzi. Alla regia, giriamo le telecamere. Please. Turn the not camera. Me. Turn the camera. Turn the cameras. Both. Also that one. Not me. Too much! No, thank you! But it's enough, thank you! Claudio Bisio! Mamma mia!
ti ho rubato il microfono, ma non facciamo finta di niente. Ci vediamo il trailer del sindaco del Rione Sanità di Mario Martone. Io mi chiamo Antonio Barracana. Io difendo gli ignoranti. Fernando, io domani mattina devo uccidere mio padre. Mando, ogni tua preghiera è un ordine per me. Quello vede la legge a modo suo. Già. In da sanità, sì, ma tutto brava gente. Sindaco, 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 sindaco. Gran bel film quello di Martone. Ed era il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone. Dopo il successo di Capri Revolution è tornato in vetta al cinema italiano proprio con questo film girato a Napoli, un film molto importante, e noi lo premiamo come Best Movie. Voglio chiamare qui sul palco il Project Manager di Sitap SRL, uno dei nostri partner, Gennaro Cozzolino, che ci porta l'Italia Movie Award per il premio più importante della serata. Grazie. E questo premio in realtà si moltiplica, diciamo così, sì, perché Mario Martone non è qui perché è impegnato in Italia, però qui c'è una persona molto importante, è uno dei protagonisti del film, e è molto importante perché questa sera abbiamo deciso di premiarlo con il premio Italian Movie Award Best Actor, e fatti ritirare anche il premio come miglior film, Massimiliano Gallo! Grazie. Grazie di cuore. Dopo Claudio è tutto più complicato. Da una parte è più facile, da una parte è più complicato. Però si sono allenati a fare gli applausi, ne hanno fatti 2000, quindi. Sono allenati. No, sono onorato perché veramente è una serata speciale. Io con questo era è un'operazione teatrale di Edoardo De Filippo. Nasce come operazione teatrale con la regia di Mario Martone. Poi, dopo una tournée di grande successo, Mario Martone ci chiama e ci dice: io voglio girare il film. Quindi, in quattro settimane e pochi giorni abbiamo girato questo film. Siamo andati a Venezia in concorso, abbiamo vinto il Leoncino d'Oro, che era quello della giuria giovane di Venezia, e poi abbiamo vinto tre Pasinetti, che era il premio Pasinetti a Mario Martone per la regia, e il premio Pasinetti a Francesco Di Leva e a me come migliori attori. Quindi era un'operazione che nasceva come una scommessa, perché per la prima volta il sindaco non era più un settantenne, 75enne, ma un ragazzo, una trasposizione cinematografica, quindi che era un'ulteriore scommessa oltre al testo e quindi a quella che già avevamo vinto a teatro. E quindi sono veramente onorato di essere stasera qui con voi e molto molto contento di questo premio. Grande emozioni raccontare Napoli nelle sue mille forme. Ti è capitato di farlo in televisione, di farlo al cinema, in teatro? In televisione, diciamo, mi è capitato spesso di raccontare anche una Napoli, insomma, bella, tipo i Bastardi di Pizzo Falcone, quindi si vedevano delle location di Napoli straordinarie. Poi avevo girato Sirene, sempre per Rai 1, dove c'era una Napoli bellissima. A dicembre riprendo a girare la terza serie dei Bastardi di Pizzo Falcone, in estate quella della Tataranni, che ci sarà una nuova serie, e poi ci sono quattro film in uscita, tra cui quello di Matteo Garrone, che è il Pinocchio, che uscirà il 19 dicembre. Io posso fare una cosa che non si può fare? Oh, tu puoi fare tutto. Posso? Io volevo, ma giuro che mi è venuto adesso che ero qui in platea, volevo regalare il mio premio, posso? Certo. Lo volevo regalare a lui perché è venuto qui a cercare fortuna e è un ragazzo. Perché lo. È un ragazzo che è venuto qui, sta da due mesi qui, e capisco la difficoltà di fare una scommessa del genere. Voi la capite meglio di me perché l'avete fatta prima di lui e l'avete fatta
Però diciamo, per uno che fa l'attore, che è già un lavoro molto complicato, venire in un paese che non è il tuo e cercare di affermarti, secondo me è una cosa che va premiata a prescindere. Quindi, ringraziare il Turturro, Mister Turturro, perché io, mio padre era un cantante, singer, Italian singer, Napolitan singer. E negli anni 60 vinse Sanremo, canzonissima, festival di Napoli, Eurofestival. Presentava già lui negli anni 60. Però ti volevo ringraziare per come hai raccontato la canzone napoletana con passione. Quindi. Film Passione, del 2010. Grande Nunzio Gallo. Esatto. Straordinario. È un po' bruciato perché io volevo dire proprio questo, perché da quel lontano 2009, quando ebbi la fortuna di premiarti come primo miglior attore d'Italia Movie Award, tu sei veramente un ambasciatore di Napoli nel mondo attraverso il cinema, proprio perché vieni da una storia molto importante, quella di tuo papà, ma anche con tuo fratello, col teatro. E il mio augurio, dato che te lo feci allora e poi i risultati si sono visti, il mio augurio è quello proprio di arrivare qua negli Stati Uniti, non solo con un film italiano, ma magari proprio perché qua c'è un regista molto importante, attore molto importante italiano, magari nel futuro, chissà, potrai iniziare a lavorare qui negli Stati Uniti, come l'augurio bellissimo che hai fatto a Giorgio Cantarini. Va bene. Un grande applauso. Auguri. Grazie. Gallo. Massimiliano Gallo. Beh, insomma, le emozioni veramente si susseguono, colpi di scena, cose che non erano previste. E questo festival diventa sempre più, anche in America, una grande famiglia che si ritrova e che dà spazio veramente alle emozioni improvvisate, ecco, quelle che si vivono così, strada facendo. Noi andiamo avanti, siamo giunti quasi al termine, però abbiamo ancora dei momenti davvero molto intensi e molto particolari da vivere ancora. Momenti più che al cinema, dedicato a delle personalità italiane qua negli Stati Uniti. E questo è un premio molto importante, perché voglio annunciare il premio Made in Italy 2019, che è proprio dedicato alle personalità che meglio si sono distinte nella valorizzazione del cinema italiano all'estero e del Made in Italy in generale. E come diciamo prima, fare promozione del cinema italiano qui non è semplice, e questa persona che sto per chiamare la vogliamo premiare proprio per le sue numerose iniziative di promozione delle opere cinematografiche italiane qui negli Stati Uniti, volte alla crescita della cultura italiana nel mondo attraverso la valorizzazione del cinema nostrano. La sua attività ha contribuito con grande eccellenza allo sviluppo del Made in Italy e del brand Italia in generale. Abbiamo il piacere e l'onore di premiare questa sera la PR New York PR, sorry, anyway, newyorkese Sally Fisher. Allora, quando si sente parlare di pubbliche relazioni, di PR, veramente si resta stupiti, si dice mamma mia, è già complicato farlo in una città normale, ma farlo a New York, noi italiani, immaginiamo sia particolarmente complicato. Cosa vuol dire essere una donna di successo in questo settore, in una città come questa? Io sono una donna americana, newyorkese, nata e cresciuta qua, e ho avuto la fortuna di andare in Italia da ragazza. Sono andata a fare il liceo e ho imparato l'italiano da ragazzina, andando proprio a vedere il cinema, perché come voi potete ricordarvi che una volta c'era il cinema di seconda e terza visione e io andavo a vedere i film tutte le sere, e così ho imparato l'italiano. Tornando a New York da donna giovane, ho detto adoro l'Italia, però adoro anche New York, perciò ho messo insieme le due cose e ho detto mi piacerebbe vivere la vita che vivevo in Italia, però a New York, dove c'è questa grinta di saper fare, e a me piace portare le cose migliori dell'Italia qua, e sono riuscita, credo. Cioè, possiamo dirlo senza timore di essere smentiti.
c'è un film. A noi ci ha presentato una carissima persona, una persona che ha aiutato tanto anche l'Italia Movie Award e che è venuta spesso a trovarci, ma qui ho scoperto che ti vogliono veramente bene tutti vogliono bene a Sally Fisher, perché sì, significa che hai fatto un gran lavoro per la cultura italiana e per il cinema italiano. Però noi abbiamo una sorpresina, se ti va di vederla un attimo, da una persona cara. Sì, c'è un piccolo video. I don't know if I can stand any more excitement. Ciao a tutti, ciao Carlo, ma soprattutto ciao Sally. Sono così felice di questo premio che ti danno, questo premio meritatissimo, perché devo dire, se c'è una persona che ha sempre amato tantissimo, valorizzato e promosso il nostro cinema in America, quella è Sally. Purtroppo non potrò essere lì per abbracciarti e complimentarmi con te per questo premio, ma veramente è come se ci fossi, ti voglio bene, sono qui a Milano girando il mio nuovo film, quindi insomma presto verremo a presentarlo lì e avremo modo di rivederci. Ciao Sally, un grandissimo abbraccio, ciao, ciao Carlo, bravo che continui a fare queste grandi manifestazioni per l'Italia in America, ciao a tutti! Paolo Genovese! L'emozione, insomma, è più che giustificata. Paolo Genovese, l'anno scorso grande protagonista proprio su questo palco, insomma, un rapporto tra di voi molto, molto ma intenso. Paolo Genovese, non so se avete avuto l'occasione tutti, alzate le mani e se avete visto Perfetti Sconosciuti, è un film che adoriamo tutti, che veramente ci ha portato a tutti una sorpresa incredibile, and I had the pleasure di promuoverlo qua. Paolo è uno dei moderni, io ho lavorato con Fellini, con i fratelli Taviani, con Marco Bellocchio, con Bertolucci, con tutti, guarda, ho avuto tantissimi rapporti umani con queste persone girando i loro film e poi dopo promuovendoli negli Stati Uniti. Io non trovo difficoltà, nel senso che per fortuna abbiamo fatto, grazie ad Antonio Monda, che forse è qui con noi stasera, ma è l'Inconsenter, MoMA, Tribeca, Toronto, tanti posti che hanno questi festival e aperture per il cinema italiano. E devo dire che è un'occasione per tutti per vederli in prima visione e poi magari decidere di distribuirlo nelle sale italiane. E poi se vedi bene, stasera abbiamo Gian Turturro con noi, che anche lì è una grande, una persona che porta l'amore e la passione per l'Italia agli americani. Cioè lui non è italiano, è italo-americano, però porta l'essenza di essere italiano al popolo americano. Ed è una grandissima cosa. Sua passione, vero, the passion, che ha lui è indescrivibile. Io voglio chiamare un'altra grande italiana qui negli Stati Uniti a premiare Sally Fisher e la professoressa Mina Massaro Giordano dello Sbarro Health Research Organization. Che gioia, grazie Mina. Congratulations for everything that you've done thank for the you. Italian culture and thank the film you. Industry. Thank you, so nice of you. Thank per you. Vedere anche tutte thank due you. Voi. Grazie mille, grazie. Grazie Mina, grazie a voi per fare tutto quello che voi fate per noi. E questa è un'altra cosa del festival, che non è solo un festival che interessa il cinema, anche alla medicina, che è sempre dare indietro al popolo qualcosa di molto importante. Grazie a voi. Grazie. Un grande applauso a Sally Fisher. Sally Fisher! E a Mina Massaro Giordano. È il momento quindi di un altro premio, Best altro TV premio Program. Importante. Sì, Best TV Program, annunciamo direttamente il premio e come dicevamo prima vogliamo premiare comunque al di là poi del cinema delle personalità che sono distinte per il Made in Italy. Questa persona non solo si è distinta per il Made in Italy, per il suo lavoro, ma anche perché fa parte dell'entertainment, fa parte del mondo della televisione e noi questa sera vogliamo dargli il premio Best TV Program Italian Movie Award 2019. Alla trasmissione a Little Big Italy di Francesco Panella. Vi dirà il premio, grazie. Il conduttore del programma. Sono io. Eccolo qua. Funziona. Francesco Panella. Grazie, grazie ancora. Grazie veramente.
Che onore incredibile, ragazzi, con questa platea incredibile, veramente un onore immenso per me, grazie di cuore. Che bello averti qui, siamo davvero molto contenti perché insomma, ti seguiamo in televisione e poi abbiamo avuto modo di chiacchierare ieri. Insomma, in 7 anni sei riuscito non soltanto a sfondare alla grande proprio nel settore della ristorazione, ma anche a diventare un volto amatissimo della televisione. Come si fa? Ma guarda, questo non lo so, insomma, grazie intanto per questi grandi complimenti, perché io non mi sento di aver fatto così tanto, insomma, secondo me alla base c'è un grande rispetto per il lavoro e forse anche non vivere dei momenti che magari si sono vissuti nel passato, quindi metterci sempre tanta grinta, e sicuramente New York aiuta in questo, come diceva Sally. Io credo che New York è una città che sceglie chi deve vivere a New York e non il contrario. È una città incredibile che ha una forza pazzesca ed è molto selettiva, quindi forse questo è il segreto. Diciamo anche un'altra cosa importante, perché tu attraverso questa trasmissione hai finalmente fatto luce, hai messo un focus, diciamo così, sulla tradizione della cucina italiana, ma quella corretta, perché poi qua sappiamo tanto che di fake ce ne sono tanti, e quindi è una trasmissione anche molto educativa, secondo me. E proprio collegandomi a questo discorso, ti volevo chiedere, tu recentemente hai parlato al Senato in Italia, perché si sta muovendo qualcosa per la ristorazione e soprattutto per la tutela del food italiano nel mondo? Io cerco solamente di dare una interpretazione corretta di quella che è la cucina italiana. Detto ciò, la verità è che ho un grandissimo rispetto per la cucina americana, che è stato un po', secondo me, il trade union tra queste due incredibili nazioni. Noi dopo l'immigrazione siamo immigrati veramente con la scatola di cartone, con gli spaghetti, no? E gli americani ci hanno regalato un'opportunità pazzesca. Abbiamo realizzato dei sogni e professionali proprio grande all'opportunità che gli americani ci hanno dato. Noi abbiamo portato quello che potevamo noi, che era il cibo. E quindi secondo me il cibo degli anni 60, gli anni 70 è una cosa che andrebbe addirittura protetta, nel senso una cosa che a me piace e mi piace ricordare questa cosa, e grazie per la domanda. Si mangia così in Italia oggi? No. Non si mangia così in Italia, quindi insomma cerchiamo anche di andare avanti, di evolvere, le tecniche di cucina sono migliorate, sono avanzate, bisogna mangiare un po' più healthy, bisogna stare un po' più attenti, e quindi è giusto dare una regolamentazione. È qualcosa, ecco, il governo lo sta facendo, ogni tanto fanno qualcosa di buono anche, e quindi speriamo bene. Bene, bene, e io allora ti faccio consegnare il premio proprio da Sally Fisher. Wow. Eccola, Sally Fisher. Grande Sally, grande amica mia. Grazie Sally. Foto. Grazie. Ma non andare via. Non andare via. Ti vogliamo chiedere una cosa carina, importante. Già che ci sei. Perché quest'anno vogliamo annunciare questo nuovo premio che abbiamo introdotto all'interno dell'Italian Movie Award. È un premio molto importante per me, è una novità. Ed è il premio Italian Movie Award 2019 Best Location. Vogliamo premiare le migliori location italiane, in questo caso abbiamo nominato i comuni, che si sono distinte per aver portato in Italia le grandi produzioni americane. E quindi ti chiederei di guadagnare il podio per annunciare il vincitore, mentre io e Luca annunciamo le nomination. E allora abbiamo 5 comuni. Il primo è Comune di Matera per 007 No Time No Die. No Time to Die di Kerry Fukunaga. Il Comune di Firenze per Six Underground di Michael Bay. Il Comune di Maiori per Tenet di Christopher Nolan. Il Comune di Torino per The Kingsman, Le origini di Matthew Vaughn. Scusate la pronuncia. E poi infine il Comune di Napoli per Maria Maddalena di Gert Davis. Vince il premio Italia Movie Award Best Location 2019, Comune di Matera, per il film 007 No Time to Die. Fantastico.
abbiamo il piacere di avere qui una figura importante, sì, che sta facendo tanto a Matera. Esatto, diciamo che siamo anche fortunati perché Matera vince e noi con Matera abbiamo un legame particolare perché siamo partner di questo festival, si chiama I Sassi d'Oro, che è un festival che vuole premiare le maestranze del cinema, quindi chi sta dall'altra parte della macchina da presa, e chiamo la presidente, la direttrice del premio I Sassi d'Oro di Matera, Lidia Cudemo. Cudemo. Io lo porto in rappresentanza. Poi arriva un grande abbraccio. Un grande abbraccio, penso, da tutti noi, perché è vero che Venezia sta passando un bruttissimo momento, ma qualcuno si è dimenticato di Matera. E quindi un grande applauso alla città di Matera. Anzi, aggiungo solo questo piccolo dettaglio e poi andiamo avanti. È un esempio assolutamente di forza di volontà, di questione di territorio che dobbiamo prendere ad esempio, appunto, per crescere sempre. Ce l'hanno fatta loro, assolutamente ce la facciamo tutti. Lidia, tu porti questo a Matera, al Comune di Matera, però intanto però ne consegno sei qui un per altro. Consegnare, esatto, un premio che abbiamo deciso proprio in virtù della nostra partnership di non dare l'Italia Movie Award come Best Crew 2019, ma abbiamo deciso appunto di dare invece il premio I Sassi d'Oro per la vostra esperienza e quella proprio di premiare le maestranze del cinema. E tu oggi devi annunciare il miglior tecnico del cinema italiano. Il premio Best Crew va a Jacopo Quadri per Il Sindaco del Rione Sanità. Sì! Chiamiamo Massimiliano Gallo. E torna a casa pieno di premi. Questo non lo puoi dare a nessuno, mi raccomando. Prego. È stupendo poi. È un premio importantissimo perché appunto premia le maestranze dietro il cinema, e I Sassi d'Oro questo vuole fare, vuole mettere in vetrina tutti quelli che sono dietro, che lavorano dietro al film, e invitare tutti quanti a non alzarsi mai dal cinema ma leggere i titoli di coda perché c'è la gente che lavora. Esatto. Dietro. Grande riconoscimento a chi fa tanto per il cinema nell'ombra. Grazie a Carlo, grazie per questa partnership che abbiamo fatto. Grazie. Bene. Grande applauso a Lidia Cudemo. Cudemo. Ai Sassi d'Oro, a Matera e a Massimiliano Gallo di nuovo. Questo non lo darà nessuno, tienilo tu. Adesso annunciamo il premio Best Distribution Italia Movie Award 2019 a Medusa Film S.P.A. e mandiamo in onda il video che abbiamo girato insieme all'amministratore delegato di Medusa, Giampaolo Letta. Siamo molto contenti e felici ed orgogliosi di ricevere questo prestigioso premio dell'Italian Movie Awards. Un anno, quello passato, che peraltro ha visto ben due titoli italiani prodotti e distribuiti da Medusa nelle prime tre posizioni. Il primo è Amici come prima, che ha visto la reunion di Boldi De Sica il Natale scorso con il migliore incasso, e 10 giorni senza mamma, uscito a febbraio con protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, che ha ottenuto il maggior numero di spettatori. Quindi in qualche modo siamo primi due volte e di questo siamo molto contenti, chiaramente, ed orgogliosi. I nostri sforzi sono concentrati anche per portare il cinema italiano all'estero. È un tema molto difficile, molto complicato. Abbiamo avuto dei casi eclatanti come per esempio Perfetti Sconosciuti, che è un unicum purtroppo, di qui lo sforzo e l'incrementare gli sforzi perché non rimanga un unico, ma sicuramente un caso di grandissimo successo dove un film italiano è andato molto bene in Italia, è stato venduto in più di 50 paesi all'estero e il concept, l'idea, quindi i diritti di remake sono stati ceduti in più di 18-19 ormai paesi. 2020 è un anno molto importante per Medusa, è un anno che comincia all'insegna del Natale, all'insegna delle feste, con due grandi film molto attesi. Il primo è il nuovo film di Fica e Picone, Il primo Natale, uscito il 12 di dicembre, che sarà il film di Natale di Medusa, e a seguire il 1 gennaio l'evento più atteso da ormai 4 anni da tutti quanti, il nuovo film di Checco Zalone, che si intitola Tolo Tolo. Non solo feste, non solo Natale, proseguiremo poi da gennaio con il nuovo film, la nuova commedia molto divertente di Aldo, Giovanni e Giacomo.
e insomma tante sorprese, tanto cinema italiano in cui noi crediamo tantissimo. Premio Best Distribution a Medusa Film S.p.A. Adesso invece annunciamo il premio Best Actress Italian Movie Award 2019 a una grandissima attrice italiana. Amata tantissimo da tutti, e allora io sparo subito il nome, perché è un nome veramente seguito poi da un video molto bello che ci vedremo insieme, quello di Paola Cortellesi. Ciao a tutti, sono Paola Cortellesi, avrei tanto voluto essere lì con voi questa sera, ma purtroppo il lavoro non me lo ha consentito, e allora vi mando un video, questo video per ringraziarvi, sentirmi un po' più vicino a voi almeno questa sera, e per dirvi grazie per questo riconoscimento, l'Italian Movie Award che avete voluto assegnarmi, è un riconoscimento, un premio che mi onora, e per questo volevo dirvi grazie con tutto il cuore. Grazie anche per il lavoro che state facendo di diffusione del cinema italiano all'estero, una cosa di cui abbiamo tutti bisogno, ne ha bisogno chi il cinema lo fa, ma soprattutto chi vuole vedere il cinema italiano e magari è fuori. E perciò grazie ancora e un abbraccio a tutti voi. Volevo salutare questa sera anche un mio caro amico che so essere presente, che è Claudio Bisio, il grande Claudio Bisio, e a cui stasera mi dicono verrà addirittura assegnato un premio. A Claudio Bisio un premio, una cosa un po' così, mi sembra un po' un azzardo, bravo e tutto, però proprio un premio è un po' una cosa un po' esagerata, però se hanno valutato di dargli un premio sicuramente ci sarà un motivo, da qualche scavando dico ci sarà un motivo per assegnare un premio a Claudio Bisio. Un saluto a tutti voi, buona serata, grazie davvero con tutto il cuore e un abbraccio grandissimo al mio caro, carissimo amico Claudio Bisio, che si merita questo e molto altro. Ciao a tutti. Bene, ci siamo Luca, siamo arrivati al momento più importante, il momento che mi ha tenuto sveglio quasi per un mese intero qui a New York. Sono arrivato un mese fa, ci ho lavorato quasi un anno intero. E quando mi hai fatto quel nome, Carlo, io pensavo che fosse frutto della tua fantasia, invece è tutta realtà. Non è stato frutto della mia fantasia, invece è realtà. L'abbiamo omaggiato con la retrospettiva a Pompei, proiettando proprio il suo bellissimo film girato a Napoli, che è Passione. Uno degli attori, penso, più importante del cinema globale per me, perché è una persona di una sensibilità più unica che rara, e nelle sue origini si vede l'italianità. Abbiamo una cosa in comune: io sono qui dopo 11 anni di festival, siamo partiti, lo dicevi tu prima, da un piccolo paesino di montagna di 1000 abitanti in provincia di Salerno, e anche questa persona è partita da Giovinazzo, un paese, la sua famiglia, suo nonno, in un paese nella Puglia. E queste sono le storie più belle degli italiani all'estero. Quindi io sono onorato di chiamare qui sul palco per il premio più importante di questa sera, per il Roots Italian Community Award 2019, premio alla carriera a Gian Turturro. Io sono onorato di averti qua, come dicevo prima, la tua straordinaria carriera, i tantissimi film, ma anche i tanti film che hai fatto in Italia, anche come un film come Passione, il tuo film che hai girato proprio a Napoli, nella nostra regione. Vuoi raccontarci un po' il tuo legame con l'Italia, il tuo pensiero dell'Italia in generale, e quanto sei orgoglioso di avere queste origini italiane e di questo premio che abbiamo voluto darti questa sera? Well, first of all, I'd like to thank Sally. Do you want to translate? Yes, Sally tradurrà okay. Dopo. I would like to molto molto grazie to un grande regista Francesco Rosi, who io ho lavorato 23 anni fa. So, but he was a great insegnare per me. He was a great teacher and he opened my eyes. Vorrei anzitutto ringraziare il mio lavoro con Francesco Rosi, che fu una cosa indispensabile, perché se non fosse tutto quello che mi ha insegnato non avrei potuto fare Passione. You know,
He introduced me to Edoardo Di Filippo. Anche lui mi ha introdotto a tante cose, Edoardo Di Filippo, la musica di Napoli, tante cose. Anche mentre giravo il film, lui mi ha insegnato tantissimo. It was a great education for me. And Italy is such a complicated country. Everywhere you go, it's like another. Italy non è solo un paese, ma è proprio un continente. Ogni posto che vai trovi cose diverse. And so, as far as my own work goes, I think Io penso che alla fin fine io sono molto impressionato e molto sensibilizzato da tutto quello che ho preso dall'Italia. Il dettaglio e tutto quello che mostro nel mio cinema è proprio viene tanto, credo, dalle mie radici in Italia. I'm glad that I've been invited to work in the country that I came from, and it's been a great life changing experience. È una grandissima cosa che adesso io sono spesso in Italia chiamato a fare regia o l'attore, perché ho imparato tanto da tantissimi attori in Italia e da tantissime persone, e per me è un onore poter tornare in Italia. It's very funny when I watch Claudio, up here. I don't understand everything Claudio says, but I sort of understand everything. Yeah. Ebbe. Non credo che c'è bisogno di tradurre. Avete capito tutto, che anche Claudio, se non parla inglese, anch'io se non parlo italiano, ho capito tutto comunque. I can watch Totò and Peppino di Filippo, and I can die, in my Rome hotel room, and I can die laughing, and I only understand maybe, one quarter of what they're saying. Sì, io sono nella stanza del mio albergo e guardo qualcosa, o Totò, o Claudio, yeah. E capisco poco, però capisco tutto e moro, cioè proprio muoio dalle risate. Yeah. So. John, i ragazzi della... You're a beautiful fan. Thank you. He's good. He should be in a movie. Definitely. Yeah, okay. He's good. You too. You're good too. Not as handsome as Claudio. I ragazzi della mia età sono cresciuti con un grande cult, che era il Grande Lebowski. Oh, the Grande Lebowski. The Big Lebowski. Quintana, che è tornato al cinema e che abbiamo visto anche in Italia qualche mese fa con lo spin-off che ha girato. Well, he's the Jesus. The Jesus never dies. The Jesus. Yes. He returns. He returns. Ma so. Lì tu sei regista e attore. In passione eri anche lì regista e attore. Tu preferisci... Okay. As an actor, you can always blame the director. Come attore puoi sempre dare colpa al regista. But a director, he has to take responsibility. Ma il regista deve prendere responsabilità. And take the punishment too. E prendere anche la punizione. But I like to direct when it's something that really interests me. So, and I want to direct again. So, and maybe I'd do something, in Italy one day. We'll see. I'm thinking about it, something. So. Mm-hmm. Adoro fare regia. Adoro fare regia quando c'è una storia importante da raccontare. Spero di avere l'occasione di raccontarlo ancora e spero davvero di venire in Italia un giorno con un progetto. Speriamo di sì. Quindi non c'è nulla in programma al momento. Nessuna. Is there anything in program at the moment? Come attore, come regista. Yes, as an actor and as a director. So yes, so we have to see. We have to say, I can't announce it before. It's bad luck. Non posso annunciarlo, però right. Ci sono cose. You don't want to do that. I think the next movie is with yes, Claudio. Sure. And the title is Anyway. Anyway, that's a good title, actually. Yes. Ok, e io voglio chiamare a premiarti questa sera con il Roots Community Awards proprio Michele Giuliano. Un grande applauso.
Okay, nice to see you. My friend. Thank you very much. I just want to say that I have a lot of awards, and I always think about after I die, what's going to happen to all these awards? What are my kids going to do with these things? Ha tantissimi premi e lui pensa un pochino con questi premi, ma quando muoio che cosa succederà a tutti questi premi? I miei figli che cosa faranno di tutti questi premi? Yeah. That's questo a joke, that's sogno. A joke. Okay. Thank you very much. I accept this as an encouragement. As an encouragement to go on. Io accetto questo premio e mi fa del coraggio per andare avanti. Grazie. Thank you. Thank you, John. But adesso c'è un momento molto importante, un momento solenne. Vogliamo chiudere l'Italia Movie Award. Parlavamo prima delle tematiche sociali. Grazie alle nostre tematiche sociali degli ultimi 11 anni, noi da 7 anni riceviamo le medaglie di bronzo del Presidente della Repubblica, della Camera e del Senato della Repubblica Italiana. E quest'anno proprio a te, John, per il tuo impegno nel sociale, non solo per le tue radici italiane e per la tua grande carriera nel cinema mondiale, vogliamo assegnarti la medaglia di bronzo del Presidente del Senato a John Turturro, ma per farlo voglio chiamare qui sul palco, voglio fare questa chiusura. Ci tengo molto con tutti i premiati di questa serata, quindi Claudio, Massimiliano, Ludovica, Sally, anche tu. Tutti sul palco, tutti sul palco per Francesco. Questo grande momento finale. She's great. You're the best. You're the best. E qui da questo palco voglio assegnare la medaglia a John, ma soprattutto annunciare il tema dell'Italia Movie Award dell'anno prossimo. Torneremo qui a New York, probabilmente vi do un'anticipazione, torneremo molto probabilmente a settembre con tanti giorni di Italia Movie Award, perché abbiamo deciso che vogliamo proiettare anche le opere che sono in nomination, quindi faremo gli screenings, torneremo ovviamente con la cerimonia di premiazione sempre qui l'anno prossimo. Il tema dell'anno prossimo è un tema molto importante, perché è Earth, Humanity Change, Climate Reborn. Quindi abbiamo voluto dedicare il tema dell'anno prossimo proprio alla Terra. Poi permettetemi di dire un'ultima cosa che non è in scaletta. Io questa sera dico una cosa forse banale, sono felice, e la felicità a volte è inflazionata e a volte è difficile anche da capire, ma sono felice perché in 11 anni sono caduto un sacco di volte e tutte queste cadute mi hanno insegnato a rialzarmi, e sono felice perché so che cadrò ancora tante volte, e proprio perché cadrò avrò l'opportunità di rialzarmi e queste cadute mi insegneranno tante cose importanti per andare avanti e per crescere sempre di più. E per tutto questo io sono felice, e ve lo dico con sincerità, perché se la mia sincerità questa sera vi è arrivata, significa che stasera tutti possiamo essere felici oggi, in futuro, e significa che questa sera abbiamo vinto tutti e vinceremo sempre. Grazie. Presidente, io lo voto. Grazie a John e grazie a tutti gli ospiti di Italia Movie Award. Ci vediamo l'anno prossimo.